Ora partiamo, mettiamo questo qui di fianco in modo che la condivisione venga meglio. Quindi, buongiorno a tutti coloro che stanno partecipando in questo momento. Io sono Massimiliano Garruzzo, PhD, sono il CEO in ISIS e mi occupo esclusivamente di intelligenza artificiale e di cyber security con il mio staff. Noi siamo un'azienda altamente specializzata, questo soltanto per dirvi con chi state parlando. Lavoriamo in tutto il mondo, ci divertiamo. Partiamo tantissimo e oggi sono qui per condividere con voi un po' di idee che reputiamo estremamente interessanti per darvi un boost sul mondo del lavoro da due punti di vista, diciamo, particolari. Quindi direi di buttarci subito dentro e andare a vedere che cosa dobbiamo fare. Quindi io vorrei guardare e condividere oggi con voi quali sono le idee, le strategie fondamentali che dobbiamo utilizzare, quindi dobbiamo mettere sul piatto per poter essere più efficienti e più appetibili sul mondo del lavoro. Per fare questo occorre avere una strategia ben delineata e allora andremo a guardare tutti insieme. Andiamo a buttare un occhio sull'agenda dei lavori che toccheremo oggi in questi pochi minuti che ho il desiderio che vi lascino moltissimo. Questo è il mio goal di oggi, quindi cercherò di fare un intervento, anche se dovrò toccare molti punti insieme a voi, che sia il meno noioso possibile, molto molto efficace, molto efficiente, e voglio condividere con voi non solo la mia passione per l'AI, la passione di ISIS per l'AI, ma soprattutto quanto vi può essere utile, perché l'AI è un'onda anomala, ma è un'onda, è un punto di discontinuità. Quindi stiamo passando attraverso qualcosa che cambierà il mondo, come ogni onda. Avete due scelte e quindi sta a voi scegliere, a nessun altro. O la surfate o ne venite travolti. Il nostro suggerimento è di surfarla. Per farlo occorre avere delle idee, una metodologia e degli strumenti. Io oggi sono qua a mettervi a parte di queste cose. Rapidamente mi rendo conto perché abbiamo pochi minuti, però voi state pronti a fare screenshot quando serve e poi magari chiederò anche alla collega di mettere a disposizione, se possibile, le slide che facciamo viaggiare oggi perché sono veramente dense di contenuti e quindi in certi momenti dovrò un pochino volare sulle stesse, però se voi siete pronti a fare screenshot, ve le potete riguardare con calma. Quindi, che cos'è che vorrei andare a guardare? Vorrei guardare con voi, andando a vedere, inizieremo, come vedete, l'esplorazione analizzando il panorama attuale dell'AI e come le organizzazioni stanno già beneficiando di questa tecnologia. Perché è importante? È importante per capire che sull'AI occorre investire. Occorre investire come azienda, e le aziende stanno investendo moltissimo, e occorre investire personalmente su noi stessi per fare parte di questa cosa. E quindi andremo a vedere come l'AI può diventare un alleato prezioso, accelerando i processi decisionali, ottimizzando le operazioni, aprendo nuove frontiere per l'innovazione. Ancora andremo a inoltrarci nelle strategie pratiche che vengono utilizzate e soprattutto quello che ci interessa, che poi è la chiave del nostro webinar di oggi, andiamo a vedere come ci può aiutare nella crescita professionale come individui, quindi noi stessi. Come possiamo capitalizzare sull'AI per migliorare le nostre competenze, accrescere la nostra produttività, garantire una carriera di successo? Scommetto che vi piace questa riga, piace a tutti. Esploreremo programmi di formazione e nuove prospettive di carriera che l'AI può fornire, perché magari non sono proprio chiarissime a tutti. Se ne sente molto parlare, ma molto spesso non andiamo poi in pratica a capire effettivamente quali sono questi ruoli che possiamo andare a prenderci, perché adesso sul mercato li stanno richiedendo e ci sono pochissime persone che possono e che sono in grado di esercitare quel tipo di mestiere. Quindi sono posti liberi, sono posti vacanti, c'è la richiesta e non c'è la domanda. Siamo qua per questo, a capirlo insieme. Partiamo subito con il primo punto. Su questi primi punti vi informo già che andrò un po' lesto, un po' veloce, se no non facciamo in tempo a finire, però è importante che lo sappiate. Perché? Perché se uno deve iniziare a pensare di investire su se stesso con l'intelligenza artificiale, cioè usando l'intelligenza artificiale come alleato per lavorare ed essere più veloce o per cercare il mio next step, quindi il mio prossimo obiettivo, il mio prossimo lavoro, o anche come faccio a investire imparando l'intelligenza artificiale, ne vale la pena di farlo? E se sì, perché ne vale la pena? Così divento uno dei pochi e smetto di essere uno dei molti, che è importantissimo. Eh? La metafora del mare rosso pieno di pesci cani, pieno di pesci, o mare azzurro con pochissimi. Meglio stare nell'altro, dove ci sono pochissime persone che devono assolvere a un'enorme domanda di lavoro. Ecco, questa è la cosa importante. Ma per farlo, mi piacerebbe condividere con voi
il perché è così importante l'intelligenza artificiale e perché sta diventando sempre più importante all'interno degli uffici. Perché se noi ci prepariamo e investiamo sull'intelligenza artificiale, vorrei capire, ma l'intelligenza artificiale dà veramente una mano, un contributo e lo darà sempre di più per coloro che lavorano? Io vi do la mia opinione come amministratore di un'azienda e quindi ve lo dico molto molto semplicemente. Andiamo a vedere alcune modalità in cui l'AI contribuisce a questo tipo di processo. Andiamo a vederle insieme. Analisi dei dati rapida e approfondita. Questo è un punto, una tematica che toccheremo sotto vari aspetti. L'AI può analizzare grandi volumi di dati in tempo reale. Questo consente di ottenere informazioni approfondite e tempestive, fornendo una base solida per le decisioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fino all'altro ieri, ma anche oggi in tantissime aziende, quando occorre prendere decisioni, lo si fa nel vecchio sistema. Abbiamo sempre fatto così, ve lo sentirete anche dire. Vi suggerisco di diffidare da chi dovesse utilizzare questi tipi di schemi mentali. Abbiamo sempre fatto così, fa sempre Sempre bene bene così. così. Decide Decide l'amministratore, l'amministratore, uno uno che che magari magari al al mio mio ruolo, ruolo, cosa cosa decide decide lui? lui? Si Si sveglia sveglia la la mattina, mattina, guarda guarda fuori e fuori e prende prende una una decisione. decisione. L'intelligenza L'intelligenza artificiale artificiale permette permette di di avere avere uno uno schema e schema di e di poter poter analizzare analizzare enormi enormi quantità quantità di di dati dati che che permettono permettono a a chi chi è è in in posti posti decisionali decisionali di di prendere prendere decisioni decisioni giuste. giuste. Che Che cosa cosa vuol vuol dire dire posti posti decisionali? decisionali? Vuol Vuol dire dire che che soltanto soltanto coinvolgere coinvolgere l'amministratore l'amministratore delegato delegato vuol vuol dire dire che che coinvolge coinvolge tutti. tutti. Io Io parlo, parlo credo, credo anche anche a a un un insieme insieme di di persone persone che che hanno hanno un'età un'età che che magari magari è è la metà metà della della mia mia e e quindi quindi magari magari avessi avessi avuto avuto io io a a disposizione disposizione queste queste cose cose fantastiche fantastiche che che voi voi oggi oggi state state vivendo vivendo e e che che stiamo stiamo vivendo vivendo anche anche noi. noi. Io ho Io ho avuto avuto le le mie mie di di cose cose bellissime, ho bellissime, ho visto visto la la nascita nascita di di internet, internet, i i telefonini telefonini che che sono sono arrivati, arrivati, quindi quindi mi mi sono sono divertito divertito un un sacco. sacco. Oggi Oggi voi voi avete avete un un cambiamento cambiamento generazionale. generazionale. Quindi Quindi utilizzatelo, utilizzatelo, buttatevi buttatevi dentro dentro perché ne perché ne vale vale veramente la pena. veramente la pena. L'AI L'AI serve serve per per decidere decidere rapidamente. rapidamente. Guardate Guardate la la riga riga sotto, sotto, automazione automazione delle delle attività attività ripetitive. ripetitive. All'interno All'interno delle delle aziende aziende ci ci sono sono N.000 N.000 attività attività che che vengono vengono fatte fatte in in continuazione, continuazione, che che devono devono essere essere fatte fatte perché perché l'azienda l'azienda deve deve andare andare avanti. avanti. Benissimo, Benissimo, tutte tutte queste queste possono possono essere essere automatizzate automatizzate attraverso attraverso l'intelligenza l'intelligenza artificiale. artificiale. Apprendimento Apprendimento automatico automatico per per migliorare migliorare la la precisione. precisione. Anche Anche questo è questo è molto molto importante importante perché perché possiamo possiamo migliorare migliorare le le decisioni decisioni con con sistemi sistemi che che apprendendo apprendendo automaticamente automaticamente dalle dalle decisioni decisioni che che abbiamo abbiamo preso preso e e che che stiamo stiamo mettendo mettendo in in place place dando dando loro loro dei dei feedback feedback e e quindi quindi con con un un approccio approccio supervisionato, supervisionato, sostanzialmente sostanzialmente supervised, supervised, possono possono diventare diventare sempre sempre più più bravi. bravi. L'analisi L'analisi predittiva predittiva l'abbiamo l'abbiamo toccata, toccata, andiamo andiamo rapidi. rapidi. Supporto Supporto decisionale decisionale assistito assistito dall'AI, dall'AI, ad ad esempio esempio noi noi in in azienda azienda lo lo usiamo usiamo in in continuazione, continuazione, ottimizzazione ottimizzazione dei dei processi processi operativi. operativi. Questo Questo pian pian piano, piano, ma ma anche anche non non così così tanto tanto piano, piano, diventerà diventerà sempre sempre più più pervasivo pervasivo all'interno all'interno delle delle aziende. aziende. Quindi Quindi abituatevi, abituatevi, perché perché per per fare fare questo questo innanzitutto innanzitutto ne ne verrete verrete coinvolti, coinvolti, primo. primo. E E secondo, secondo, se se sarete sarete capaci capaci di di essere essere quelli quelli che che lo lo sono sono in in grado grado di di portare, portare, sarete sarete estremamente estremamente desiderati desiderati all'interno all'interno delle delle aziende, aziende, perché perché lo lo si si può può fare fare attraverso attraverso l'intelligenza l'intelligenza artificiale. artificiale. Risposte Risposte rapide rapide alle alle richieste richieste dei dei clienti. clienti. Le Le richieste richieste sono sono sia sia clienti clienti interni interni che che clienti clienti esterni. esterni. I I clienti clienti esterni esterni vuol vuol dire, dire, noi noi abbiamo abbiamo un'azienda, un'azienda, si si chiama chiama ISIS, ISIS, abbiamo abbiamo dei dei clienti, clienti, benissimo. benissimo. Ma Ma se se la la nostra nostra azienda azienda all'interno all'interno di di ISIS ISIS c'è c'è un un reparto reparto che che fa fa una una richiesta richiesta a a un un altro altro reparto, reparto, tipo tipo il il reparto reparto HR HR fa fa una una richiesta richiesta al al reparto reparto dello dello sviluppo sviluppo software software e e un un cliente cliente interno, interno, è è sempre sempre un un cliente. cliente. Oppure Oppure tutti i tutti i nostri nostri consulenti consulenti fatemelo dire, d'accordo, e lasciano invece le persone, noi, a fare le cose molto più creative che sono poi il valore aggiunto all'interno delle aziende. Andiamo avanti. Vediamolo da un altro punto di vista. Quindi abbiamo visto che l'intelligenza artificiale effettivamente, se utilizzata all'interno delle aziende, e come vi dicevo, sta venendo utilizzata sempre, sempre di più all'interno delle aziende, voi valutate che noi in Italia siamo sempre un po' lenti da questo punto di vista a recepire questi tipi di novità, questi tipi di informazioni, questi tipi di cose che possiamo utilizzare, ma arriviamo anche noi, ma ci sono tantissimi posti nel mondo dove è super utilizzata e vi ricordo per chi sta vuole
cambiare la propria posizione lavorativa, oppure vuole migliorare la propria posizione lavorativa, oppure vuole utilizzare quello che ha imparato, quello che sta imparando e quello che imparerà, lo vedremo più tardi, per andare in giro per il mondo, sappiate che tutto quello che io vi sto facendo vedere oggi, in alcune parti del mondo, è perfettamente utilizzato al 100%. Non dovete andare molto lontano per trovarlo, tra le altre cose, in certi casi molto molto lontano. Però una cosa è sicura, andiamo a vedere adesso come l'intelligenza artificiale può utilizzare le operazioni negli uffici in vari modi, portando una maggiore efficienza e precisione e automazione. Quindi la pervasività dell'intelligenza artificiale, perché è così importante? Per coloro che stanno già lavorando e che quindi, se sono qui in questo momento, è perché vogliono migliorare la loro situazione lavorativa. Migliorare è un concetto che desidero condividere con voi, che vuol dire tantissime cose. Migliorarsi. Migliorarsi vuol dire diventare più bravi, migliorarsi vuol dire studiare in continuazione, lo riprenderemo dopo questo suggerimento, vuol dire fare qualcosa di meglio sempre tutti i giorni. E questo è estremamente importante. Allora, sapere che noi possiamo utilizzare già oggi, lavorando nel lavoro che facciamo, vi ricordo che lo studio è un lavoro, quindi per coloro che ancora non stanno lavorando, ma stanno studiando, o studiando all'università, o studiando perché stanno facendo academies, o studiando perché si stanno autoformando, o coloro che stanno già lavorando e si stanno autoformando per migliorare, o coloro che stanno lavorando e basta, benissimo. In tutti questi casi, che sono tutti eccezionali, in questi casi automatizzare, quindi usare l'intelligenza artificiale, ci aiuta a essere più efficienti. Automazione dei processi ripetitivi. Se vi abituate a utilizzare l'intelligenza artificiale per fare le cose ripetitive, voi potrete utilizzare il vostro prezioso tempo per essere molto più creativi e capire le cose che altrimenti non potreste, perché non perché non siete capaci, ma semplicemente perché siete dedicati a fare le cose ripetitive. Facciamo degli esempi anche concreti all'interno delle aziende, perché magari li avete già visti o li vedrete oppure li suggerirete. Gestione documentale e ricerca avanzata. Strumenti basati sull'AI possono categorizzare e organizzare grandi volumi di documenti semplificando la gestione documentale. Bene, per la ricerca un po' di attenzione, un filo, perché questo è sul filo del rasoio, non è un motore di ricerca l'intelligenza artificiale. Riconoscimento ottico dei caratteri, o il SIR, questo lo conoscete già, immagino che lo conosciate, lo vedrete sempre di più fatto con l'intelligenza artificiale. Sui vostri smartphone, all'interno dei vostri smartphone, avete degli esempi di queste cose alla stragrande, che quindi siete abituati a utilizzare tutti i giorni. Però una cosa è utilizzo uno strumento, una metodologia per divertirmi, per fare la vita normale. Noi oggi siamo qua invece a vederla declinata nel mondo reale, per migliorarci sul mondo del lavoro. Migliorarci vuol dire diventare più bravi, diventare più appetibili, guadagnare più soldi, fare le cose che vogliamo fare, che sono tutte una collegata all'altra. La gestione delle risorse umane, un altro caso d'uso molto interessante. L'AI può essere utilizzata per ottimizzare le operazioni legate alla gestione delle risorse umane, inclusi processi di reclutamento, valutazione delle prestazioni e sviluppo delle competenze. Questo permette una gestione più efficiente e personalizzata delle risorse aziendali. Questa non è fantascienza, questa è scienza che sta iniziando a venire applicata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lavorando all'interno delle società, anche nel reparto HR, quindi risorse umane sostanzialmente, stanno iniziando a venire utilizzate queste tipi di tecnologie. Bisogna conoscerle, perché bisogna sapere come affrontarle, bisogna sapere che dall'altra parte noi magari siamo valutati non soltanto da una persona, siamo anche valutati da un'intelligenza artificiale. Quindi dobbiamo essere pronti a comportarci nella maniera corretta. Bisognerebbe tenere un seminario dedicato a come ci si comporta quando si fa un colloquio di lavoro. E attenzione, se qualcuno di voi deve fare o sta facendo i primi colloqui di lavoro, magari all'interno di questo bellissimo ambiente dove siamo, dove ho il piacere di essere ospitato oggi, è importante come li facciamo, perché quando uno fa consulenza, soprattutto, ci ricordiamo una piccola digressione molto utile, che il 50% sono le nostre competenze. Quindi, nel mio caso, ad esempio, se sono bravo a sviluppare codice per l'intelligenza artificiale, l'altro 50%, altrettanto importante, è come noi ci relazioniamo con le persone. Ecco, se dall'altra parte abbiamo un robot che ci giudica, è estremamente importante, perché terrà conto di queste cose. Se c'è una persona fisica, è altrettanto importante. Andiamo avanti. Sistemi di pianificazione e schedulazione. Questo è fondamentale.
Spessissimo dovete sapere che quando si fanno, ad esempio, i progetti, quando si tengono i progetti, per sprechi che vengono fatti dai PM, quindi dai project manager, magari alcuni di voi stanno facendo oggi colloqui o faranno oggi, domani dei colloqui come PM o PMO, la schedulazione può essere aiutata e viene aiutata utilizzando sistemi di pianificazione basati sull'intelligenza artificiale che ci aiutano a utilizzare le competenze dei nostri colleghi che sono all'interno del progetto al 100% senza sprechi, tenendo conto di tutte le propedeutiche, tenendo conto di tutto quello che serve. Lo può fare anche un umano? Certamente, se è molto skillato, se non ha troppe cose da fare, eccetera. Ma un umano che utilizza questi tipi di strumenti lavora per cinque umani. Questa è importante, cinque umani bravi. In più, noi ci ricordiamo che i sistemi, guardiamo il punto 6, i sistemi tipo l'assistente virtuale e i chatbot non si stancano mai, non vanno mai in ferie, non prendono l'influenza, non hanno avuto una brutta giornata e sono sempre disposti a parlarci. Quindi vi faccio un esempio di intelligenza artificiale applicata molto molto interessante, anche se non è qua. Quando state utilizzando il GPS, magari vi è capitato, mentre state guidando, state andando da un punto A a un punto B, oppure state camminando, se sbagliate strada, si arrabbia? No, non si arrabbia. Quello che fa è ricalcola. Ecco, questo è un esempio di sistema di intelligenza artificiale che è estremamente interessante da prendere in considerazione, perché dobbiamo sapere che se noi li mettiamo, e sono sempre di più pervasivi all'interno delle aziende, se noi li utilizziamo, loro ci aiutano e basta, non si stancano e fanno il lavoro al posto nostro, lo fanno e basta. È fondamentale capire questo perché in tutto quello che c'è, e anche guardate bene il punto 8 che è estremamente interessante, gestione delle comunicazioni aziendali, farsi aiutare da questi sistemi vuol dire che l'azienda diventerà innanzitutto più efficiente, l'azienda diventerà molto più gradita a tutti coloro che lavorano all'interno dell'azienda e l'azienda lavorerà con un per davanti. Cosa vuol dire con un per? Che se tutte le persone, levategli completamente l'intelligenza artificiale, riescono a fare un certo volume di lavoro, con l'intelligenza artificiale lo moltiplichiamo per due, per tre, dipende quanto siamo bravi a farlo. L'azienda diventa estremamente efficiente, diventa competitiva, voi diventerete competitivi e sarete ambiti sul mondo del lavoro. Pensiamo qui per questo. Ecco perché vi do questi esempi, queste prove provate di cose che accadono ormai in tantissime aziende, tipo ISS, ma tantissime altre. Allora andiamo a vedere anche una cosa importante. L'intelligenza artificiale apre nuove frontiere per l'innovazione in molti settori, offrendo opportunità uniche per risolvere problemi complessi, migliorare i processi esistenti e creare soluzioni completamente nuove, delle quali voi potete fare parte o delle quali voi potete fare parte all'interno dell'azienda, perché magari non vi era neanche venuto in mente che esistesse un'azienda del genere dove poter andare a esprimere la vostra competenza o prenderne di nuove di competenze per poi andare a esprimere all'interno di quel tessuto lavorativo. Andiamo a vedere. Allora, analisi predittiva e previsione, sorvoliamo perché abbiamo tanto materiale, l'abbiamo già vista. Creazione di prodotti e servizi intelligenti, estremamente interessante. Vi capiterà, o magari vi è già capitato all'interno di una struttura societaria o per i clienti di quella società, di dover creare dei prodotti, dei servizi, fa lo stesso. Bene, allora, se siamo noi a pensare a quel tipo di prodotto o servizio, avremo un numero limitato di idee, un numero limitato di cose che possiamo mettere in place. Bene, ottimo. Facciamoci aiutare da un sistema di intelligenza artificiale addestrato su una base di dati estremamente grande e vedrete che le idee, se prima voi ne avevate avute 5, wow, che bravi se ne avete avuti 5, ve ne darà 50 di idee, ve ne darà 500 di idee, financo troppe, quindi poi le dovrete scremare. Vi accorgerete che come avere una validissima persona, ma averne 100 di validissime persone insieme a voi. Quindi i prodotti e i servizi si possono costruire o ideare in questo modo. Pensate quanto potete essere graditi all'interno di un tessuto sociale o all'interno di un tessuto economico come un'azienda se voi arrivate sempre dal vostro collega, dal vostro boss, come lo volete chiamare, da noi siamo tutti colleghi, non ci sono i boss, quindi dal vostro collega, dal vostro responsabile, portando sempre l'idea giusta. Dovete essere dei geni per avere sempre l'idea giusta. Io personalmente non
lo sono per niente. Mi faccio aiutare da dei sistemi che mi aiutano a individuare un tot di idee che io non avevo sicuramente avuto, non tutte, e mi aiutano con l'analisi dei dati a capire quali sono le più opportune. Pensate quanto diventereste graditi se portate sempre l'idea giusta o la soluzione giusta o una soluzione plausibile. Automazione dei processi complessi. Beh, è evidente, un'azienda, per sua stessa natura, ha dentro processi complessi che possono essere monitorati, ottimizzati e gestiti utilizzando l'intelligenza artificiale per gestire i flussi. Molto interessante il 4, apprendimento automatico per nuove scoperte. Molti di voi che sono qui oggi sono persone che magari hanno fatto studi molto molto interessanti, matematica, fisica, chimica, ma non solo questione, nomino tre, ma sono tutti interessanti. Bene, allora sappiate che la curva delle scoperte scientifiche è una curva esponenziale, perché ovviamente la scienza e soprattutto la potenza di calcolo, quello che noi adesso abbiamo a nostra disposizione serve per trovare delle soluzioni a delle esigenze che prima era impossibile trovare. E adesso abbiamo tutti, basta avere l'accesso a internet, abbiamo la possibilità di avere questa potenza di calcolo incredibile che prima era impossibile. Stanno mettendo l'intelligenza artificiale come nostro assistente personale all'interno dei sistemi operativi. Ci sono già e diventeranno sempre migliori. Imparate a utilizzare queste cose, non lasciatele lì, ma sì, c'è, va bene, mi può aiutare, magari lo uso. Imparate a lavorarci insieme come se fosse un vostro fidatissimo amico che lavora sempre per voi. Non è a rivista, vuole soltanto il vostro bene, vuole farvi spiccare. Per farlo dobbiamo abituarci ad usarlo e a capire come funziona. Ecco, questo lo vedremo nella parte che io ritengo più interessante del nostro webinar. Quindi, assistenza creativa, generazione contenuti, benissimo. È troppo bella per non soffermarmi un attimo. Fino all'altro ieri, per generare i contenuti all'interno dell'azienda, costruire, ma anche per voi stessi, costruire un PowerPoint per presentarvi, anziché se lavorate già un PowerPoint da presentare al vostro responsabile per andare dal cliente, dovevamo farcelo tutta a mano questa roba. Benissimo, oggi abbiamo strumenti che ci aiutano a creare i contenuti in tutte le lingue del mondo, ce li montano direttamente con immagini all'interno di presentazioni in un attimo, ci costruiscono i video direttamente e quindi ci permettono di diventare veramente dei superman in delle attività dove magari noi ne sappiamo veramente molto poco. Vuol dire che possiamo fare a meno dei professionisti? Non è questo che vi sto dicendo. Un professionista è un professionista. Però questo vuol dire che all'interno delle aziende, vi parlo per esperienza, cioè ho 52 anni e lavoro da quando ce ne ho 18 all'incirca, e per mia esperienza personale, molto spesso i professionisti non vengono ingaggiati e ci si fa molte cose in casa. Bene, allora quando è questo il caso, sarebbe molto meglio ingaggiare sempre i professionisti, ma quando ci dobbiamo fare le cose in casa, magari perché abbiamo una fretta incredibile e quindi ci è venuto fuori che dobbiamo preparare qualcosa per domani mattina, non facciamo in tempo a ingaggiare il professionista sostanzialmente. Ecco, facciamoci aiutare dall'intelligenza artificiale e farete dei lavori egregi e sarete visti benissimo all'interno della vostra società. Quindi questa l'abbiamo toccata tutta, andiamo avanti. Perché adesso arriviamo sulla parte che mi interessa di più. Un aspetto chiave della nostra discussione sarà il ruolo dell'AI nella crescita professionale. Capitalizzare sull'intelligenza artificiale per migliorare le competenze richiede un approccio proattivo e orientato all'apprendimento continuo. Ve lo rileggo. Capitalizzare sull'intelligenza artificiale per migliorare le competenze richiede un approccio proattivo e orientato all'apprendimento continuo. Parliamoci chiaro. Magari ve l'hanno già detto in tanti, magari lo sapete da soli e sono felicissimo per voi che abbiate già dentro questo tipo di informazione e l'abbiate fatta vostra. Nel qual caso, invece, oggi in questo webinar lo andrò a toccare io insieme a voi, andrò a shararla con voi. Per essere i migliori non occorre avere tanta esperienza, perché una persona che fa per 50 anni lo stesso lavoro nella stessa azienda non sa niente, sa solo quello. Soltanto la persona che cresce, fa cose sempre più difficili nell'arco del tempo, possibilmente su use cases diversi, è una persona che diventa estremamente appetibile sul mercato, che si diverte sempre quando lavora e che fa e accetta le sfide, pronto a sapere che se alziamo sempre
L'assicella diventerà sempre difficile, sempre più difficile riuscire a saltarla e a volte cadremo. Ma questo vuol dire che l'apprendimento continuo è la chiave di tutto. Queste due parole eravate pronti a screenshottare, allora screenshottatele, vi suggerisco di stamparle e appendervele in camera o appendervele in ufficio, perché sappiate che la globalizzazione e la possibilità di accedere ad internet, la possibilità di fare, di lavorare da remoto e la possibilità di lavorare in tante lingue, anche con strumenti che traducono automaticamente, è un grandissimo vostro alleato ed è il più grande vostro nemico. Nel caso qualcuno non vi avesse messo davanti a questa cosa, allora ve lo dico io. Perché mentre noi stiamo a giocare sui social network, quali essi che siano, no? Oltreoceano degli altri nostri amici, i nostri coetanei, non parlo miei, parlo vostri coetanei, sono già alla seconda laurea o alla terza laurea. E lavorando da remoto non sarà un problema prendere il posto al quale voi state ambendo in quel momento. Se siete ambiziosi, se volete fare cose bene, se volete guadagnare tanto e soprattutto se volete lavorare all'interno di un mondo, di una società, di un'azienda dove voi fate la differenza, allora dovete mettere in conto queste due cose, la disciplina e la perseveranza. Perché se voi applicherete queste due cose imparando e investendo su voi stessi, sulla I o utilizzando la I, diventerete qualcuno. Non ci sono dubbi. Non c'è un se, è soltanto un quando, perché ognuno ha i propri tempi e poi dipende a che cosa ovviamente si ambisce, ma questa è la regola d'oro, quindi segnatevela perché vi servirà. Infatti, andiamo a vedere innanzitutto che cosa ci serve per essere sicuramente più graditi sul mondo del lavoro e per ambire a quei ruoli che adesso sono scoperti, quindi c'è bisogno e che ce ne saranno sempre di più, diventeranno sempre di più all'interno del mondo e quindi voi avrete delle possibilità eccezionali, le avete già oggi, ma ne avrete sempre di più. Che cos'è che dovete fare per essere graditi e quindi per potervi prendere voi quel posto lì, lottare, prenderlo e renderlo vostro e poi da quello usarlo come base di partenza per scalare all'interno della stessa azienda, se sarà gradito per voi e all'azienda, anziché cambiare azienda. Benissimo, formazione specializzata. Quindi dovete fare queste cose. Partecipate a corsi online o fisici dedicati all'AI e al machine learning. Scegliete corsi che si adattino al vostro livello di competenza, partite da dove siete per davvero, iniziate con un'analisi seria e molto molto critica, reale di dove siete. Non abbiate paura di dire ma io so poco o niente. È un piccolo suggerimento da una persona che ha il PhD e sta facendo il corso di altissima specializzazione all'MIT, che sono io. Non pensiate di sapere tante cose perché avete magari fatto 200 ore o 400 ore un corso all'università. Probabilmente sapete quasi niente di quella materia. Bisogna essere molto critici e fare le cose e studiare tantissimo, studiare tutti i giorni. Se voi vi mettete in testa disciplina e perseveranza di studiare almeno un'ora al giorno, e dove trovo quell'ora, Massimiliano? Certo che la trovate. Dovete fare un sunto di quello che fate nell'arco della giornata e iniziare a capire dove state buttando via il vostro prezioso tempo, che non tornerà mai più indietro. Utilizzate un'ora di quel prezioso tempo su voi stessi. Studiate queste cose che vi sto dicendo io e fate le cose che vi sto dicendo io e vedrete che risultati avrete da qui a qualche mese o da qui a un anno. Vedrete che cambiamenti mostruosi che avrete in meglio. Certificazione e diplomi. Considera l'ottenimento di certificazioni riconosciute nel campo dell'AI. Ciò non solo aggiunge credenziali al tuo profilo, ma dimostra anche un impegno formale nello sviluppo delle competenze. Cioè abbiamo fatto vedere che non stiamo chiacchierando, stiamo facendo per davvero. Ci sarà qualcuno che ci troverà tramite LinkedIn, ci troveranno in altri sistemi o noi troveremo lui e avremo dei pezzi di carta da fare vedere, pezzi di carta digitali ovviamente, da fare vedere perché? Perché siamo in molti ad andare a chiedere quel posto di lavoro nella realtà. Se vi portate nel campo dell'AI, cosa che è il mio suggerimento, oppure di utilizzare l'AI per lavorare meglio nel vostro campo applicativo, in questo momento, dopo vedremo un caso d'uso efficace per chi sviluppa software, tipo noi nel campo dell'AI, evidentemente comunque certificazioni e diplomi fanno la differenza, perché parlano da soli semplicemente. C'è già un ente terzo che vi ha preparato e ha certificato la vostra preparazione.
È così semplice. È come dire, io ho la terza media, poi ho la media superiore, magari ho l'università e così via. Bene, c'è un ente terzo che è già stato preposto a fare quel tipo di percorso e vi ha già dato quanto serve per dire, oh, io questo ce l'ho, gli altri no. Questa fa la differenza. Partecipare a progetti pratici, questo è fondamentale. A me capita tante volte, con il lavoro che faccio, di avere il piacere di lavorare con delle persone oppure di dover vedere, di dover giudicare una cosa che mi piace pochissimo, però il termine corretto, quando tengo dei colloqui, ad esempio, sull'intelligenza artificiale, con delle persone che magari a livello teorico sono estremamente preparate, ma poi quando andiamo sul pratico ne sanno pochissimo, o il contrario. Allora dovete sapere che sono entrambe le parti estremamente importanti. La parte teorica è fondamentale per sapere di che cosa stiamo parlando, ma poi utilizzate il vostro tempo per andare a fare le cose pratiche. Quindi andate a fare collaborazioni e networking con chi ne sa, con esperti che trovate all'interno anche soltanto semplicemente di internet. Attenzione, con professionisti esperti di AI. Internet, non devo insegnarvelo io, ma lo condividiamo insieme per ricordarcelo, c'è dentro il tutto, il contrario di tutto. Quindi quando vi appoggiate a qualcuno per imparare, controllate bene e dopo state pronti a screenshottare perché vi darò dei links che valgono oro, probabilmente molti li conoscerete, ma magari altri invece no, all'interno dei quali voi trovate degli enti che sono assolutamente autorevoli in materia, con professori autorevoli in materia che vi insegnano le cose. Non il forum dove c'è il tizio che magari pensa di sapere e dice come vanno fatte le cose. Chi si mette a insegnare qualcosa a qualcuno deve essere titolato e deve essere capace, deve avere un'esperienza comprovata per insegnare qualcosa a qualcuno. Questo è quello che vi voglio passare oggi. L'apprendimento sul lavoro. Cerca di integrare l'apprendimento sulle AI nelle tue attuali responsabilità lavorative. E questo è esattamente tutto quello che vi ho fatto vedere prima. Voi potreste essere i primi a portare, ad esempio, in azienda l'idea di introdurre un pochino di AI, un pezzettino per volta, e sempre, come si dice, per migliorare il processo lavorativo. Banalmente lo potreste utilizzare voi, direttamente facendo da esempio agli altri, per fare vedere come la cosa può migliorare. E poi vi dovete mantenere sempre aggiornati. Mantenere aggiornati vuol dire che non partiamo dal punto di vista che sappiamo già tutto e quindi devo soltanto mantenermi aggiornato. Io intendo, scrivendo questo, che devo migliorare, devo studiare tutti i giorni, un'ora al giorno, 7 giorni su 7. 7 giorni su 7. E cambierà la vostra vita, cambierà la vostra carriera. Sia che voi in questo momento abbiate 19 anni, sia che voi ne abbiate 29, sia che voi ne abbiate 39 o 49, cambierà la vostra vita. Fate questa cosa. Smettiamo di pensare che siamo più bravi degli altri, smettiamo di pensare che quello che sappiamo basta, smettiamo di pensare che abbiamo un'esperienza che, mamma mia, quanto ne so. Non sappiamo quasi mai niente. E se ci spostiamo un filo dal nostro campo applicativo, ci distruggono. Ecco che l'AI ci può aiutare. Allora non essere distrutti, ma soprattutto ci può aiutare allora a capire come fare meglio certe cose e veramente diventare più bravi a fare quelle cose. E soprattutto ci può anche dare delle opportunità lavorative incredibili che in questo momento bisogna assolutamente pensarci. Sviluppo di progetti personali, fate i progetti personali, utilizzate il vostro prezioso tempo per fare cose concrete, fatele sempre più difficili. Se state costruendo un software, se state facendo un sito web, se state facendo qualcosa come progetto personale, fatelo sempre più difficile. Così potete avere un portfolio da fare vedere, da mostrare, ma che non abbia dentro quattro cose tutte uguali, stesso grado di difficoltà. Partite da uno e poi andate a qualcosa di più complicato, più complicato, più complicato. Diventerete uno più bravi voi, due diventerete più addestrati a gestire delle cose diverse e soprattutto avrete un portfolio degno di nota. Come faccio a fare le cose più difficili? Mi faccio aiutare. Da chi mi faccio aiutare? Dall'intelligenza artificiale, ovviamente, mi faccio aiutare. Avete il mondo nelle vostre mani. Impariamo a utilizzarlo. ChatGPT, Bard, ma tutti gli altri vanno bene tutti. L'importante è diventare competenti nell'usarlo senza perdere la propria abitudine a lavorare. Cioè non dobbiamo diventare dipendenti dai motori di intelligenza artificiale. Dobbiamo dare a loro i lavori da fare più impegnativi, anziché più ripetitivi, anziché più lunghi,
per tenere per voi il tempo per studiare, diventare più bravi e rimanere assolutamente creativi. Anziché, anche perché ricordiamoci una cosa, una piccola digressione. I motori di intelligenza artificiale non capiscono quello che voi gli state dicendo. Questa cosa la sappiamo tutti, vero? Se qualcuno non la sa, poi magari dovremo approfondire questo tema. Loro statisticamente vi danno la risposta più adatta per quel tipo di domanda. Quindi sta a voi capire se è la cosa giusta o non è la cosa giusta. Non sta al motore di intelligenza artificiale. Lui fa il lavoro, ne fa tanto, lo fa in brevissimo tempo questo lavoro, un mostro. Quindi vi può dare una mano, un mostro positivamente parlato, e vi può dare una mano enorme, ma poi siete voi che dovete capire, ah sì, questo pezzo va bene, questo invece lo levo, quindi mica ha capito che cosa stavo intendendo, glielo richiedo diverso oppure lo faccio io. Ecco, questo è un utilizzo consapevole, coerente, corretto di un motore di intelligenza artificiale. Il mentorship è interessante questa. Molto spesso capita che noi utilizziamo delle nostre risorse, che sono risorse economiche o risorse di tempo, per motivi altamente discutibili e che soprattutto vi potrebbero servire a niente nell'arco della vostra vita. Magari vale la pena di iniziare a pensare di utilizzare un pochino del vostro prezioso tempo e magari qualche spicciolo quando serve per trovare un vero mentore. Il mentore voi lo potete trovare online, lo potete trovare all'interno di un'azienda, lo potete trovare dove volete. Per esempio, da noi in ISIS noi facciamo programmi di formazione in continuazione, ma soprattutto i colleghi, se serve per i colleghi un senior di riferimento, un mentore, eccoci qua, che li possa guidare, fare migliorare, dicendogli cosa devono studiare, dandogli un consiglio quando mi trovo bloccato da qualche parte, ecco, serve quello, vi serve trovare un mentore. Le piattaforme di learning aiutano tantissimo, dopo ve le faccio vedere meglio, però questi sono certi nomi, li conoscerete sicuramente, sono nomi molto autorevoli, all'interno di queste piattaforme ci sono tantissimi contenuti, tutti bellissimi. Utilizzo di strumenti e framework. Vi suggerisco, se volete lavorare con intelligenza artificiale, di familiarizzare con gli strumenti che io vi ho segnato qua. Familiarizzare non vuol dire che sappiamo che esistono, o che conosciamo i nomi, o che sappiamo aprirli. Familiarizzare vuol dire che ci sappiamo lavorare con questi strumenti professionalmente. Quindi, nuovamente, disciplina e perseveranza, un pezzo per volta. Ci sono tutti i corsi che volete anche su YouTube per muovere i primi passi, e poi invece vi serviranno cose fatte da professionisti, come dicevo prima. Queste sono le cose dove investire il vostro preziosissimo tempo. E quando ci sentiamo Superman, perché abbiamo già studiato, sono 3 mesi che studiamo, ho fatto 400-600 ore di Academy, sono fortissimo. Sì, veramente? Allora mettiamoci alla prova. Vediamo se veramente sono fortissimo. Esistono gli hackathon nelle competizioni online che ci permettono di capire in maniera un po' brusca, un po' rude, il nostro vero livello. Perché poi sappiate che sul lavoro sarà molto peggio, sarà molto più sfidante sul lavoro. Non è una competizione online dove se perdo, ho perso, non succede niente. Se falliamo un progetto all'interno di un'azienda, l'azienda può chiudere. O io posso perdere il mio posto di lavoro, oppure mi spostano da quel progetto fantastico che volevo fare e hanno buttato via un frammento dei miei sogni. Ecco, allora sapere dove siamo e dove vogliamo arrivare è fondamentale per voi. Se voi costruite una vostra routine quotidiana, la modificate la vostra routine che sicuramente già avete, e all'interno della stessa andate a posizionarci un'ora di studio dove vi è più comoda, la trovate di sicuro l'ora, levate un'ora a qualcosa che in questo momento non va bene. L'utilizzo della fruizione di social network, ad esempio, vedere la televisione Netflix anziché qualsiasi altra cosa, perfetto, levate un'ora che la state buttando via, servirebbe un intero webinar su come sprechiamo il nostro tempo, e andate a costruire la vostra vita, il vostro futuro, la vostra carriera. Mettete nella routine, questo è il mio suggerimento. Andiamo a vedere adesso un esempio estremamente interessante. L'intelligenza artificiale può notevolmente accrescere la produttività degli sviluppatori, un caso d'uso concreto in diversi modi, quindi coloro che fanno software, io sono uno di quelli, da tantissimi anni, introducendo strumenti e tecnologie avanzate che semplificano processi e riducono il carico di lavoro ripetitivo e migliorano la qualità del lavoro complessivo. Quindi, Massi, abbiamo detto, dobbiamo studiare, dobbiamo investire del tempo, dobbiamo investire magari anche del denaro
ma poi alla fine ci aiuta per davvero questa intelligenza artificiale. Prima abbiamo fatto un sacco di esempi concreti, adesso andremo sullo specifico. Se uno è uno sviluppatore di software, immagino che ce ne siano oggi tanti all'interno di questo nostro consesso fantastico, andiamo a vedere che cosa io posso e io faccio, io, Massimiliano, che cosa faccio quando sviluppo il sorgente, come mi faccio aiutare dai motori di intelligenza artificiale? Dai motori di intelligenza artificiale. Non ce n'è uno soltanto. Dipende che cosa sto facendo, ma basta informarsi e troverete sicuramente quelli adatti. Basta abituarsi a usarli nella maniera corretta e andrete benissimo. Automazione dello sviluppo del codice. Immagino che lo sapevate già, però io lo ricondivido con voi. Strumenti basati sull'AI possono automatizzare parti del processo di sviluppo del codice, ad esempio generando automaticamente del codice ripetitivo che ne abbiamo a tonnellate all'interno del codice che sviluppiamo. Bene, fatevi aiutare. Ricerca e risoluzione automatica dei problemi. Questo è incredibile se vi fate aiutare dai motori di intelligenza artificiale. L'AI può aiutare gli sviluppatori nella risoluzione dei problemi di codice identificando automaticamente bug, fornendo suggerimenti e debug e suggerendo soluzioni a problematiche comuni. Attenzione, molti di questi sono già embeddati all'interno degli IDE, cioè all'interno dei programmi di sviluppo, dei software che utilizziamo per sviluppare codice. Moltissimi sono già basati sull'AI, ma è altrettanto vero che una seconda opinione, prendendo il nostro frammento di sorgente, facendolo vedere a un motore di intelligenza artificiale per dirgli di andare a controllare se esistono delle problematiche di questa natura, è una gran bella idea. È un altro paio di occhi in più, un paio. 4.000 occhi in più che guarda il nostro sorgente. Test automatici e verifica della qualità del codice. Io sviluppo codice da quando sono ragazzino. Ho imparato il basic che avevo 11 anni, ne ho 51 adesso. Fate il calcolo. Benissimo. Allora, chi è che testa il codice? Il primo test del codice lo fa lo sviluppatore. È certo, è per quello che poi quando arriva nel reparto test si mettono le mani nei capelli, certamente, proprio per questo motivo. Ma se lo sviluppatore invece si addestra a utilizzare un validissimo aiuto che è il motore di intelligenza artificiale per fare testare il suo codice sorgente, quando arriverà nel reparto test non c'hanno quasi più niente da fare o niente da fare. E noi ci faremo una figura bellissima perché tutti vogliono lavorare con coloro che si sanno interfacciare bene con le persone, sono ben educate e sanno fare il loro mestiere senza scaricare sugli altri una tonnellata di problemi. Tutti vogliono lavorare con risolutori e non con generatori di problemi. Ecco perché vi do questi suggerimenti. Generazione di documentazione automatica, una delle cose più che non ha voglia fare nessuno, già mai voglia di fare all'interno di chi, all'interno dei Teams dove si sviluppa software. Eccoci. Perfetto, la facciamo fare da qualcuno, cioè la generazione di documentazione automatica, facciamoci aiutare così poi ci dobbiamo dare una lettura e basta. Ottimizzazione del workflow di sviluppo è interessante perché molto spesso quando ci sono n mila tasks che ci troviamo su Jira, che ci troviamo su Trello, quando siamo dove volete, su Mantis, dove dobbiamo sviluppare, benissimo, succede che magari perdiamo un attimino di vista che facendone prima uno sarebbe propedeutico a costruire gli altri, oppure ci aiuterebbe, oppure quello ci occupa probabilmente troppo tempo, poi non ci sta perché ci rimane un pezzo di giornata scoperto. Facciamoci aiutare invece nello sviluppo, nel capire che cosa dobbiamo fare prima e che cosa dobbiamo fare dopo. Il punto 6, e mi è particolarmente caro, dato che io mi occupo anche di questo, rilevamento di dipendenze e problemi di sicurezza. Questo è fondamentale. Quando noi sviluppiamo codice, non in molti sono addestrati a rimanere focus su quanto è importante la sicurezza del codice stesso, e questo ci farà rimanere agli occhi dei nostri responsabili. Se invece rimaniamo focus anche su questo, ci farà rimanere come una perla all'interno degli sviluppatori. Facciamoci aiutare, perché nel life cycle management di produzione del software si può introdurre una SIR di security che significa Secure Life Cycle Management di produzione del software, cioè quando si è compliant. Ad esempio, stiamo sviluppando un codice web, perfetto, allora siamo OWASP compliant, ONIST compliant, perfetto. Allora, non sono i moltissimi che si occupano o che fanno attenzione a queste cose. Ha poca importanza se noi poi lo facciamo rivedere in quell'ottica a un motore di intelligenza artificiale che ci stana tutte quelle cose e magari ce le sistema anche in automatico.
Andiamo un po' veloci, quindi sviluppo di modelli di machine learning, analisi predittiva del codice e collaborazione intelligente. Anche queste sono cose che ci aiutano tantissimo nel nostro tipo di mestiere. Quindi strumenti di collaborazione basati sull'AI facilitano la comunicazione e la collaborazione all'interno dei team, soprattutto adesso che sta prendendo piede il lavoro da remoto. A volte anche smart, quindi lavoro da remoto vuol dire che lavoro dal mio ufficio, lavoro da, come sono io in questo momento, da casa mia, in questo momento il mio studio a casa mia, quindi lavoro da remoto, ma lavoro dalle 20, dalle 9 alle 18, perfetto, quello è lavoro da remoto. Lavoro smart working invece vuol dire smart, vuol dire che si basa sui goal, quindi nessuno controlla che ora lavoro io, controllo soltanto che io stia facendo ciò che devo fare. Bene, già nel primo caso è complicato rimanere in touch con gli altri punti con le altre persone del mio team. Sì, certo, facciamo le Teams, sì, certo, ci telefoniamo, certo, ma stare in ufficio fianco a fianco è tutta un'altra cosa. La produttività è enormemente più alta. Allora, men che meno, come vi dicevo, se uno fa smart working, cioè lavora soltanto sui goal, magari lavorando in aziende che vi danno l'opportunità di lavorare con persone che sono in giro per il mondo, magari su fusi orari diversi, è complicato stare in touch con queste persone, molto complicato. Magari voi state smontando il turno e loro stanno iniziando. Ok, ci sono strumenti che ci permettono di ottimizzare questo tipo di esigenza alla grande. Adattamento continuo alle best practices, non sottovalutiamo questa cosa perché è estremamente importante e quindi ce lo ricordiamo. Allora, noi abbiamo delle opportunità enormi che ci vengono date dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Vi ho fatto un caso d'uso concreto che io utilizzo tutti i giorni, tutto il giorno. Andiamo a dare una occhiata su quello che vi interessa di più. L'intelligenza artificiale può contribuire significativamente al successo di una carriera in diversi modi. Andiamo a vedere. Sviluppo di competenze avanzate. Investire nel tuo apprendimento sull'AI ti dà competenze avanzate che sono sempre più richieste in molti settori. Essere in grado di comprendere, implementare e gestire soluzioni basate sull'AI può renderti un professionista altamente qualificato. Levatevi dalla massa. Come altro ve lo devo dire? Levatevi dalla massa. Non vi leverete guardando Netflix o passando il vostro prezioso tempo su Facebook. Ho usato questi due nomi, ma se usavo gli altri era tanto uguale. Lo farete studiando, impegnandovi, disciplina e perseveranza e portandovi fuori dalla massa e investendo sulle cose importanti. Io oggi sono qui perché vi ho fatto vedere, vi ho dato delle idee, mi auguro, molte magari le conoscevate. Già altre magari un po' di meno. Vi ho dato delle idee dal punto di vista con la visione di un amministratore di un'azienda di IT che lavora in mezzo mondo e che si occupa di cybersec e di intelligenza artificiale. Quindi vi ho dato un'idea particolare, una visione particolare che magari non vi danno tutti quanti. Io poi vi do una visione agnostica. Agnostica vuol dire che per me, perché ho lavorato tantissimo in America, ho lavorato in Inghilterra, ho lavorato in Belgio, adesso lavoro in Italia, poi vedremo che cosa succede. Io vi do una visione agnostica, cioè la mia visione non è la visione per dire venite tutti in ISIS, ma va, la mia visione è per farvi crescere professionalmente, per farvi diventare la miglior versione di voi stessi e per farvi andare a esprimere le vostre competenze, i vostri hard skills e i vostri soft skills ovunque voi vogliate. La cosa che vi farà felice, ognuno c'ha la sua. Automazione dei compiti ripetitivi. Se voi fate automatizzare, se vi addestrato a automatizzare i compiti ripetitivi utilizzando l'AI, quale che sia il lavoro che voi fate, sia che voi lavoriate per diventare esperti di AI, sia che voi facciate qualsiasi altra cosa, e vi rimarrà un sacco di tempo in più per diventare più bravi e quindi più ambiti. Miglioramento delle decisioni aziendali, ve l'ho detto prima, quale che sia il vostro mestiere, fa lo stesso. Fa lo stesso? Beh, proprio non tutti i mestieri, diciamocelo, mestieri magari da un certo livello in su, non voglio discriminare nessuno, ci mancherebbe altro, però ad esempio se uno lavora in aziende dove lavora nel reparto HR, nel reparto dello sviluppo, nel reparto tecnico, nel reparto delle vendite, ecco, perfetto. Allora, il miglioramento delle decisioni è fondamentale.
perché ci può fare avere un avanzamento di carriera, perché possiamo spiccare rispetto agli altri, perché diranno wow, quanto è brillante, vero? Guarda, ma sì, quanto è brillante che mi sono fatto raccontare dai motori di intelligenza artificiale quali erano le 5 idee migliori e poi io ho fatto, una volta che avevo la shortlist, ho deciso io quale due portali al mio responsabile che ha detto wow, su di te sì che ci posso contare. E sì, sapessi che le ho chieste prima, ma questa è la realtà dei fatti. E voi dovete essere quella persona che si abitua a lavorare in quel modo e se poi lo insegnate agli altri, diventerete un mentore di quella cosa. E allora sì che farete tanta carriera. Innovazione e creazione di nuovi prodotti e servizi, l'abbiamo visto prima, quindi andiamo rapidamente. Miglioramento delle competenze collaborative, anche questa è competitività sul mercato del lavoro, questo è fondamentale. Avere competenze, in questo caso il mio suggerimento nell'AI, può darvi un vantaggio competitivo sul mondo del lavoro. Molte aziende cercano professionisti che comprendono come sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare i processi di produttività. Rileggiamocelo un attimo. Molte aziende cercano professionisti che comprendano come sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare i processi e la produttività. Vuol dire che dobbiamo essere esperti di AI? No, vuol dire che dobbiamo essere esperti nell'utilizzare l'AI. Il mio suggerimento è siate i portatori quando fate il vostro primo colloquio di lavoro, quando fate il vostro centesimo colloquio di lavoro, perché avete già una posizione e ne volete un'altra, all'interno della stessa azienda, in un'altra azienda. Siate portatori di questo verbo, diteglielo che voi utilizzate l'intelligenza artificiale, occhio che dovete essere capaci di farlo. Diteglielo che voi siete abituati a utilizzare l'intelligenza artificiale, che il vostro mindset, il vostro schema mentale è quello di ottimizzare tutti i processi sempre e comunque utilizzando a vostro vantaggio e a vantaggio dell'azienda strumenti automatici. Diteglielo, farà la differenza, perché non si assumeranno un Massimiliano, si assumeranno 5 Massimiliani pagandolo un Massimiliano solo, perché gli altri 4 sono l'intelligenza artificiale. Ed è questo che vi voglio passare, per questo che vi suggerisco fortemente di diventare esperti nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e why not diventare esperti di intelligenza artificiale. Un passo per volta, magari molti di voi lo sono già. Capacità di adattamento alle nuove tecnologie. Guardate questa che è una key veramente incredibile per chi vi deve prendere a lavorare con loro. Essere competente nell'intelligenza artificiale dimostra la tua capacità di adattarti alle nuove tecnologie emergenti. Questa flessibilità è cruciale in un ambiente di lavoro che continua a evolversi. Tutte le aziende, salvo pochissime, ma nella realtà tutte, anche chi fa cose proprio continuative, proprio ripetitive, magari aziende di produzione, non è che ci sono soltanto i robot o le persone che producono, poi ci sono anche i dirigenti e tutti gli altri che fanno sì che l'azienda trovi sempre nuovi clienti, trovi sempre nuovi fornitori e così via. Bene, quindi in tutte le situazioni sostanzialmente, sia che voi siete liberi professionisti, sia che voi abbiate aziende, sia che voi facciate parte di aziende, una cosa è sicura, dimostrare di essere flessibili e soprattutto capaci di cavalcare le nuove tecnologie farà la differenza in coloro che dovranno credere in voi o decidere di darvi la RAL A anziché la RAL B. Puttiamo sempre meglio. Carriere specializzate in AI, questo è molto interessante, ne stiamo parlando da tutto il webinar, e partecipazione alla risoluzione di problemi complessi. L'AI può supportarti nella risoluzione di problemi complessi e sfide aziendali. Essere coinvolto in tali iniziative può aumentare la tua visibilità all'interno dell'organizzazione. Se non vi è mai successo, vi succederà nel mondo del lavoro. Dipende se state cercando il vostro primo, se il secondo, se il terzo, se il ventesimo lavoro, okay. Oppure se sono tanti anni che siete all'interno dell'azienda. Vi capiterà di partecipare a riunioni dove sia voi che gli altri non sanno che pesci pigliare. E questo succede, ok? Succede come? Bene, allora, quando questa cosa accade e accadrà oppure è accaduta, fatemi dare una mano. Quindi prendetevi qualche minuto per voi e andate a interrogare un motore di intelligenza artificiale. Magari potreste scoprire che facendogli la domanda giusta, e se vi sarete addestrati a utilizzarli, gli farete la domanda giusta, lui vi tira fuori una soluzione che nessun altro ha trovato. Questo è fondamentale. L'ultimo punto è l'ultimo, ma non è l'ultimo, è forse il più importante, mantenimento dell'employability a lungo termine. Poiché l'AI continua a influenzare sempre più settori, ve ne sarete accorti, sta diventando pervasiva nelle nostre vite, possedere competenze in questo campo aumenta la tua capacità a lungo termine di essere desiderato all'interno delle aziende nuovamente. Sia che voi siate esperti di intelligenza artificiale, sia che voi siate esperti a utilizzare l'intelligenza artificiale. Allora,
Pronti a fare screenshot? Ci siamo? Perché non ci mettiamo neanche a leggere, facciamo screenshot. Vi ho fatto una selezione di posti dove potete trovare posti autorevoli all'interno dei quali ci sono corsi. Io vi ho proprio selezionato i corsi che vi suggerisco di fare se volete abbracciare l'idea di diventare dei draghetti nell'intelligenza artificiale. Quindi non solo nell'usarla, ma nel diventare conoscitori per poterla costruire l'intelligenza artificiale. Pronti? Andiamo. Primo screenshot. Eccoci qua. Prendeteveli perché questa è oro. Questa roba è oro. Vale la pena di andarli a fare questi corsi. Pronti? Fatto lo screenshot? Secondo screenshot. Diamoci dentro. Come vedete, vi ho fatto fare il giro del mondo. Siamo passati prima dalla Silicon Valley, poi adesso siamo invece a Boston con l'MIT e ce ne sono tantissimi buoni. Pronti? Altro screenshot. Andiamo avanti, i nostri amici di Google non ci deludono mai. E ritorniamo a Stanford, quindi ritorniamo sulla East Coast. Bene, questi sono corsi fondamentali per la vostra carriera, perché potrete diventare bravissimi. Ricordatevi sempre di essere molto molto critici nei confronti di voi stessi, come cerco di esserlo io tutti i minuti della mia vita. Quindi, anche se vi siete molto preparati e se vi sentite molto preparati, capire il livello per usarlo come base per diventare ancora più bravi, ma soprattutto sfruttare quel livello per portare a casa tutti i desideri che avete: soldi, carriera, progetto bello, tutto quello che volete. Bene, per farlo dovete prepararvi. Andiamo adesso su un punto che mi è particolarmente caro e con questo terminiamo il nostro webinar con questa carrellata di slide brevi ma secondo me molto importanti. L'intelligenza artificiale apre nuove prospettive di carriera in diversi settori grazie alle sue applicazioni sempre più estese. Adesso io vi farò vedere, quindi se volete screenshottare è di nuovo anche questo un buon momento, io vi farò vedere dei lavori, di alcuni di questi magari avrete già sentito parlare, quasi certamente avrete già sentito parlare, di altri forse un po' di meno, che sono lavori che si basano sulla conoscenza dell'intelligenza artificiale e che hanno un futuro non roseo. Sono i lavori per i prossimi 20 anni, I con la I maiuscola, sottolineatela, grassetto 52, rosso lampeggiante. Puntate su questi, non andate ad affollarvi a fare in 500.000 lo stesso lavoro. Perché non ho la preparazione per fare altro? Non hai la preparazione per fare altro perché non ti sei impegnato. Sai qual è la buona notizia? Che ti puoi impegnare da oggi, da adesso, da subito ti puoi impegnare e puoi cambiare la tua vita cambiando la routine e diventando bravissimo nel giro di qualche mese, anno, dipende da quanto ti impegnerai e da quanto tempo dedicherai. Così possiamo smettere, nel caso ci sia qualcuno fra di noi in questo momento, a competere in 500.000 per due posti di lavoro e andare invece dove ci sono tre posti di lavoro e non c'è nessuno che manda il curriculum. Suona meglio, vero? Vero che suona meglio? Ci facciamo pagare di più, ci divertiamo, c'è meno competizione. Eccoci. Scienziato dei dati. Gli scienziati dei dati utilizzano l'AI per analizzare e interpretare grandi quantità di dati, estrarre insights significativi e guidare decisioni strategiche. Ingegnere di machine learning. Gli ingegneri di machine learning progettano, sviluppano e implementano modelli di machine learning per risolvere problemi specifici, ad esempio l'elaborazione del linguaggio naturale e della visione artificiale. Molto bello. Ingegneri di apprendimento profondo. Questo magari non l'avete già mai sentito. Deep Learning Engineer. Questa specializzazione si concentra sull'applicazione di tecniche di apprendimento profondo, particolarmente utilizzate in settori come il riconoscimento delle immagini, il riconoscimento vocale e la guida autonoma. Vi immaginate le applicazioni del prossimo futuro? Quanti ne serviranno di questi signori? Il riconoscimento delle immagini, tutte le macchine che guidano da sole, ad esempio. Il riconoscimento vocale, che vi devo dire? Ce l'avrete un Google Home, un Alexa a caso, qualcos'altro. E la guida autonoma, come stavo dicendo prima, di qualsiasi cosa. Immaginate quanti ne serviranno. Andiamo avanti. Esperto di visione artificiale. Gli esperti di visione artificiale sviluppano algoritmi e sistemi che consentono ai computer di interpretare e comprendere il mondo visivo con applicazioni in sorveglianza, medicina, robotica e altro ancora. La fantasia è il limite di questo lavoro, è il limite, soprattutto in medicina. È veramente il limite e la fantasia. Non dovete essere medici, assolutamente. I medici fanno i medici e gli esperti di visione artificiale fanno la visione artificiale. Punto.
Okay? Quindi se qualcuno deve controllare automaticamente una radiografia per capire se esiste un cancro o se non esiste, state tranquilli, se ben addestrato un motore di intelligenza artificiale è più veloce, non si stanca mai e non sbaglia quasi mai. Quindi è eccezionale. Scienziato dell'intelligenza artificiale. Questi professionisti si occupano di ricerca avanzata nell'ambito dell'AI, contribuendo allo sviluppo di nuovi algoritmi, modelli e metodologie per affrontare sfide complesse. Normalmente costoro sono spesso all'interno o di università, quindi bisogna già aver fatto comunque la quinquennale e quindi magari sono i PhD, ma ce ne sono moltissimi all'interno di aziende grandissime, come possono essere la Philips, non voglio fare nomi perché voglio favorirle, anche perché non sono la mia di azienda, ma semplicemente perché costoro hanno dei reparti di ricerca e sviluppo, Google, Facebook, e tutti gli altri, hanno proprio, reparti dedicati soltanto a ricerca e sviluppo. Poi quegli sviluppi a volte vengono utilizzati per fare qualcos'altro. Questo sarà utilizzatissimo, specialista in processi di linguaggio naturale. L'NLP è una sottodisciplina dell'AI che si concentra sulla relazione tra i computer e il linguaggio umano. Gli specialisti lavorano su chatbot, traduzione automatica, analisi del sentiment e altre applicazioni linguistiche avanzate. Nuovamente, il limite è la fantasia, cioè ce ne sarà, cioè ci sarà, c'è una richiesta di lavoro e ci sarà una richiesta di lavoro enorme per queste cose, ma c'è già. E i campi applicativi ce li stiamo inventando adesso. Sono così grandi, così ampi, che ce li stiamo inventando adesso. Ingegnere robotico. Gli ingegneri robotici utilizzano l'AI per sviluppare robot autonomi e sistemi di automazione avanzati con applicazioni che spaziano dalla produzione industriale alla robotica medica. Magari avrete già visto qualcosa, magari sui social, se ogni tanto ci andate o spesso ci andate, di robot che fanno cose incredibili, robot umanoidi o non umanoidi che fanno cose incredibili. Beh, l'ingegnere robotico è una delle persone che sviluppa quelle cose. Analista dei dati, questo è un po' più chiaro, lo conosciamo. Ingegnere del riconoscimento vocale, questo magari non l'avete mai sentito. Gli ingegneri del riconoscimento vocale lavorano su sistemi che interpretano e rispondono a comandi vocali umani con applicazione nei dispositivi smart, nelle auto e nei sistemi di assistenza virtuale. Quindi ce ne sono a tonnellate, ce ne saranno sempre di più. Il frigo che vi parla, il tostapane che vi parla e voi parlate con lui. Questa non è fantascienza, questa è scienza. Queste sono cose che si stanno già sviluppando adesso per metterle all'interno dei supermercati, fatemi dire così, nei prossimi anni e si sviluppano adesso. Quando voi vedete un telefonino, l'hanno sviluppato 3 anni fa, 4 anni fa, una macchina, anche fino a 7 anni fa, un'autovettura, intendo, anche fino a 7 anni fa. La stanno facendo oggi, voi la vedrete, dal concessionario fra 7 anni. Quindi questi sono lavori che servono come il pane. Bisogna, se screenshottate, poi li cercate, li trovate, e sono lavori dove, essendoci pochissime persone che sono in grado di fare effettivamente questo tipo di lavoro, bene, investirci è una delle soluzioni per il vostro futuro, soprattutto se siete giovani o molto giovani, e avete tutto il tempo che serve per farlo, senza sprecarlo perché il tempo non torna mai indietro. Progettista di sistemi di sicurezza informatica basati sull'AI. Abbiamo fatto un accenno prima durante il caso d'uso. In questo ruolo, l'AI utilizzata per identificare e rispondere alle minacce alla sicurezza informatica in tempo reale, migliorando la capacità di difendersi contro attacchi avanzati. Chi non è del mestiere, e non fa il mio mestiere, di cybersec, non ha neanche idea di quanto sia utile questa cosa, e sappiate che tutti i sistemi, tutte le aziende che vi vengono in mente pensate a un antivirus, ok? Pensate a quanti nomi di antivirus conoscete, perfetto. Tutti costoro usano questa roba che vi ho appena scritto io, che si chiama progettista di sistemi di sicurezza informatica basati sulle IA, tutti loro. Quindi ci Massimiliano, sono. scusami, mi Abbiamo finito il senti? tempo? Diciamo che sì, abbiamo un po' sforato. Abbiamo finito Scusami. anche noi. Abbiamo finito anche noi. Interrompo la Ti condivisione. devo purtroppo interrompere, anche perché ci sono un sacco di domande per te, però non abbiamo tempo. Quindi io farei una cosa. Raccolgo tutte le domande e poi dopo ti faccio rispondere e manderemo le risposte, perché purtroppo non abbiamo proprio il tempo. Magari se riesci a rispondermene un paio, tipo una cosa del genere. Allora, nell'ambito deep learning allo stato attuale, è preferibile investire ancora sulle reti neurali ricorrenti o sulle long short memory? Ok, sulle Sintetico. SLMTP, certo. Allora, rispondiamo a nessuna delle due, su nessuna delle due, Ok. ma invece ci portiamo tranquillamente o a basarci e a studiare i transformer, che sono meglio, o Ok, infatti quindi è lo uno. richiedevano.
Ok, Perché è devono un'ottima idea, nell'altra quindi mente. sì, passiamo tranquillamente a studiare i Transformer, che sono già una generazione più avanti, oppure sull'AI generativa. Lì Ok. andiamo a investire da lì, però ricordiamoci una cosa, ragazzi, non ci possiamo dimenticare della storia per studiare il futuro. Quindi studiarla e sapere come funziona una CNN, una RN, una long short term memory sono fondamentali per poi passare, ad esempio, ai Transformer. Ok? Ok, ti ringrazio, grazie mille per il tuo entusiasmo, infatti ti hanno fatto i complimenti in chat durante il webinar. Grazie mille per essere stati con noi, grazie a Massimiliano Garruzzo. Alla prossima, ci Alla vediamo. Buona prossima, ciao a tutti! continuazione e Divertitevi buona giornata, ciao. ragazzi, ciao!